in my room. She feel my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Salve a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui sul mio canale. Io sono Diegic e oggi, per come potete vedere dal titolo, siamo praticamente in una guida, in un tutorial per guadagnare punti esperienza e raggiungere il livello 100 del pass battaglia nella maniera più spedita possibile che possa esistere in questo gioco. Ma ovviamente, prima di iniziare con tutto il video, vi invito soprattutto ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, condividere questo video con tutti i vostri amici e commentate qua sotto con il vostro ID Epic e il vostro livello. Detto questo, vi invito anche a seguirmi su Instagram e supportarmi nel negozio GT con il mio codice creatore. E fatto questo, direi che possiamo partire direttamente ad andare un attimo in gioco e vi faccio vedere per prima cosa un punto della mappa che ho trovato, che è strapieno di ceste e praticamente sono queste isolette di qui, Fortiglia e Pozzo Traballante, che sono strapiene di chest, casse di munizioni e quant'altro. Se trovate altri posti simili a questo che hanno un'infinità di ceste che possiamo andare praticamente a trovare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e magari farò un video aggiornamento di questo di qua. Farò un video aggiornamento e vi porterò un altro video su come fare ulteriori punti esperienza. Poi ovviamente ci sono le monete XP che si trovano praticamente ovunque. È una cosa molto importante che stiamo raggiungendo alcuni punti, vabbè, tipo i punti pesca, vediamo se riusciamo a trovarli, perché anche quelli sono importanti. E vi invito soprattutto a pescare, che se non pescate i punti esperienza non li guadagnate. Ovviamente è un consiglio che vi do, è andare a pescare più pesci possibile, guadagnare vita, che è anche quello importante, che vi fa guadagnare sempre punti esperienza. A parte che non sto trovando nessuno specchio d'acqua qui, niente. Comunque penso che anche domare lo, anche quello ci faccia guadagnare, diciamo, quelle medaglie possono servire per guadagnare punti esperienza. Penso che sia anche una delle cose che ci farà salire di livello, sia domare lo squalo, uccidere lo squalo, non so, è un termine molto brutto da dire, però anche queste danno punti esperienza. Ovviamente anche l'abbiamo visto lama, la ricerca di lama è importantissima, la ricerca di airdrops, quella lì è fondamentale da quanto ho potuto capire. Se uno va a cercare chest, airdrops, lama e così, fatto anche in rissa a squadre, che là si guadagnano molti più punti esperienza, perché puoi fare assist, puoi fare praticamente un sacco di cose. Ed è anche una modalità che vi consiglio se volete salire di livello, volete sbloccare la skin del livello 100 con praticamente tutte cose. Ciao lama. È una cosa che vi consiglio di fare, quella di andare a giocare in rissa a squadre, tanto alla fine non vi costa nulla, penso. Un'altra cosa che ancora non vi ho detto per guadagnare punti esperienza, a parte il fatto di cercare chest, cercare lama, cercare airdrops e quant'altro, una cosa che vi consiglio di fare è anche quella di raccogliere i cavoli, la frutta, le banane, il cocco. Queste qui, se raccolte e consumate, anche quelle danno punti esperienza. Cioè, non sto scherzando, perché poi magari anche quelle danno punti esperienza e fanno comodo. Sono sempre punti esperienza in più che andiamo a guadagnare. Direi che fanno comodo a tutti, soprattutto per quelli come me che fanno sempre sfide, non vincono le partite, perché io ancora non ne ho vinta nemmeno una, almeno fino al punto in cui sto registrando questo video non ho nemmeno vinto una partita, nemmeno l'ombrellino, quindi è una cosa molto triste. E non ho neppure shoppato il pass battaglia. Anche il fatto di trovare le chest, queste di qua, fanno guadagnare punti esperienza. Queste chest così ti fanno guadagnare anche punti esperienza. E più chest, più lama, più airdrops andiamo a trovare, che ovviamente gli airdrops, se li andate a prendere in modalità vista a squadre, ne troverete un infinito. Che è una cosa che vi consiglio di fare, e soprattutto di non passare dalle zipline e poi cadere per terra, per come mi era successo ieri in live. Adesso vi faccio vedere che nella sezione delle sfide, nella sezione comunque del pass battaglia, c'è una cosa che non so se avete notato tutti, ma adesso che si aprirà vi faccio praticamente vedere che se andiamo qui e nella scheda punti, se noi riusciamo a completare determinate cose, tipo raccogliere robe e cose così, questi di qua ci danno circa 15.000 punti esperienza. E non sto scherzando, perché ho già testato, ho già provato, e alcune di queste danno 15.000 punti esperienza. Molte di queste sfide danno 15.000 punti esperienza, quindi vi consiglio di farle. Fatelo giornalmente. Poi ci sono delle sfide rapide che si aggiornano praticamente sempre. Io trovo sempre sfide da fare da quando che ho avviato il gioco. Infatti sono già a livello 17 senza aver giocato, senza aver vinto nemmeno una partita. Queste sfide di qua vi danno 1400 punti esperienza e sono molto veloci da fare. Queste sono cose che vi consiglio di fare. E poi una cosa molto importante è fare le sfide settimanali, che danno ulteriori punti esperienza. Allora vediamo da qua queste settimanali quanti punti esperienza danno. Danno 35.000 punti esperienza per sfida. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sfide praticamente con 35.000 punti esperienza ciascuno. Ovviamente più di così io non so come aiutare, perché questi sono gli unici modi che ho trovato per velocizzare il processo di raggiungimento del livello 100 del pass battaglia e di conseguenza sbloccare il cavaliere eterno, che è una skin a mio parere ne vale tantissimo, è un'alternativa al cavaliere nero femmina. Detto questo, io spero che questo video ti sia piaciuto, ti raccomando soprattutto se l'hai trovato
trovato utile di commentare qua sotto col tuo ID di Epic e il tuo livello del pass battaglia. Detto questo, io spero che questo video ti sia piaciuto. Ovviamente ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanellina delle notifiche, seguirmi su Instagram se non l'hai ancora fatto, che è importantissimo, e cosa molto importante che vi consiglio di fare e mi aiuta alla realizzazione di contest come quello del pass battaglia che c'è per adesso, è quello di utilizzare il mio codice creatore nel negozio oggetti. Che c'è da dire, io direi che per questo video è tutto e noi ci rivediamo qui come sempre con un prossimo video.